Presidente, è favorevole alla riforma della Serie A 18 squadre? Oggi è uscito un tweet di Criscitiello che ha detto che la Lazio è tra le squadre favorevoli. Io sono favorevole alla, come dire, ristrutturazione del sistema calcistico. Non c'entra la Lega di Serie A 18 squadre. Il sistema calcistico, lo dico da dirigente federale, in tempi non sospetti, io proposi alcune modifiche perché il nostro sistema in termini di risorse, in termini di infrastrutture, in termini di capacità di organizzazione non è in grado di sopportare quello che sta sopportando un numero di squadre che solo in Italia sono professionisti, sono così elevate. Dobbiamo ripensare il sistema basandolo sì sul merito sportivo, ma anche sulle infrastrutture, sulla capacità di organizzazione e anche sulle possibilità economiche che dicevano, senza la possibilità di poter incidere e anche investire, purtroppo il calcio non si può fare. E allora, in un contesto di questo genere, dobbiamo ripensare a un sistema che non sia basato solo sulla sussidiarietà e sull'apporto esclusivo della Serie A. Dobbiamo su un sistema autoconsistente che produca dei risultati e che tuteli anche i territori. Quindi, sulla base di questo bisogna farsene una ragione. La superfetazione, la profilazione delle squadre, ahimè, e il tipo anche di conduzione dei campionati col numero di promozioni e numero di recessioni ha portato alla mancata stabilità del sistema e soprattutto anche alla mancanza, alla carenza di risorse e alla mancanza assoluta di infrastrutture. Allora dobbiamo ma non c'entra, perché fai le fuga avanti? Non c'entra. Dobbiamo pensare a un sistema che tenga conto, ripeto, dei territori, tenga conto del merito sportivo, ma tenga anche conto delle capacità organizzative, infrastrutturali ed economiche del singolo.